Che accordi, ragazzi, che accordi. Ho trovato il momento giusto e non l'ho fatto calcolandolo. Non l'ho fatto calcolando, credetemi, non l'ho fatto calcolando. I miei video sono sempre onesti. Come la tocca, ragazzi. Insomma, di che cosa vogliamo parlare? Allora, dai che vi faccio un video più o meno simpatico. Allora, stasera è stata molto carina perché qualcuno di voi mi ha mandato una email ai miei contatti e abbiamo fatto una bella chiacchierata. Non farò il nome. Poi se c'è voglia lui di dire che è lui, lo dirà. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, adesso non ho guardato, però si è stati al telefono un bel po', è stato molto piacevole. Insomma, questo è lo scopo dei video, no? Quello di scambiare due cose con qualcuno, no? Con qualcuno. È stata una bella telefonata. Allora, di cosa vi parlo in questo video? Allora, io come sempre prendo spunto dalla mia vita quotidiana. Allora, stasera sono stato nel mio posto simpatico. E allora ho incontrato delle persone, tra cui una dalla quale devo stare lontano perché c'è una sorta di antipatia, che potrebbe scaturire in cose. Infatti gli sono stato ben lontano. Io sono urbano, però a un certo punto, quando uno mi fa girare il cazzo una volta e poi dopo è meglio che gli sto lontano, perché dopo basta che mi dice una mezza parola strana, che dopo io vado avanti come un treno, poi le prendo, non le prendo, gliele do, me le dà lui, non mi importa, però non voglio arrivare a questo. Comunque non, questo non sarà l'argomento del video. E poi ho incontrato altre persone che mi sono molto simpatiche, tra cui Enrico, ne ho già parlato di Enrico. Enrico mi ha detto una cosa, no? E la cosa che mi ha detto Enrico è quella sulla base del quale io faccio il video. Perché insomma lui guardava le ragazze giovani che c'erano nel locale e diceva ma io insomma 30 anni, 20 anni di meno, 30 anni di meno, no? Io vorrei tornare indietro. Io non l'ho criticato, sono stato molto laconico, laconico vuol dire di poche parole, ecco, per gli ignoranti, che poi magari qualcuno mi dice cazzo vuol dire laconico, vuol dire di poche parole, però io quando dico poche parole poi dopo faccio delle riflessioni dentro di me, no? E me le avevo già fatte, non è che sono riflessioni già fatte. Volete tornare indietro? Nel tempo?
volete tornare indietro. Accomodatevi. A parte che non è possibile, ma comunque, non è possibile tornare indietro nel tempo. Ma adesso vi dico una cosa. Io non voglio tornare indietro nel tempo. Io non voglio avere 10, 20, 30 anni di meno. No. È il mio percorso. La mia vita è il mio percorso. Semplice. La mia vita è il mio percorso. Sbagliato, giusto. Io non voglio tornare indietro, non voglio avere 20 anni di meno, 10, 20, 30 di meno. Ma quando avevo 40 anni, ma quando avevo 30 anni, ma quando avevo 20 anni. No, io non rinnego niente di quello che ho fatto, quello che... Ma non che Enrico rinneghi, probabilmente non lo rinnega, però vorrebbe tornare indietro, almeno in base a quello che ha detto. Io non farei il cambio. Qualcuno potrebbe dire, dici così, perché? Col cazzo che faccio il cambio. Io non faccio cambio con nessuno. Ma proprio a zero. Zero, zero. Sì, c'hai 20 anni, c'hai 30 anni, 40. Ma io quelle robe lì le ho già viste. Non ho bisogno di rivederle. Io non ho bisogno di rivederle. Non c'ho bisogno. Poi mi interessano ancora delle cose. Sicuramente. Devo dire che cosa? Però non faccio cambio. Con dei pistolini di 20 anni che non sanno un cazzo. 30 anni, 40, questi non sanno un cazzo, e io la mia esperienza non la baratto per niente. Se dovessi tornare indietro a 20 anni, 30 anni, avrei molta meno esperienza di quella che ho adesso, molto meno vissuto, e io non faccio cambio con la giovinezza con quello che ho appreso nel frattempo. Ma anche proprio anche no. Ma proprio anche no. Beata giovinezza. Ma certo. Ma ci mancherebbe altro, bellissimo. Ma non faccio cambio. Sono stupido. Forse. È la natura, ragazzi. La natura è questo. Si progredisce, si matura, si marcisce, va bene, va benissimo, no, non fare il cambio, sì certo, ogni tanto guardo dietro, ma quando ero più giovane, ma va bene. Beh, così. Dai, guarda qua, quelle vecchie, queste belle rughette che c'ho. Sono mie. Ciao amici miei. Il video della serata è questo. Ciao.